Naviganti del Hobby, bentornati sul canale. Allora, facciamo una pausa da HeroQuest, che in questi giorni, in queste puntate, sta veramente riempendo il mio canale, per vedere come dipingere le miniature. Quindi, la Army Painter, che come sapete è anche sponsor del canale, mi ha mandato i nuovi Fanatic con uno starter set e un paio di nuove sestine. Poi vi racconto cosa sono le sestine, io le chiamo così, ma dopo vi faccio vedere dopo la sigla. Quindi direi di andare a vedere che cosa fanno di bello i nuovi colori dell'Army Painter. Perché? Perché quando ho iniziato a lavorare con loro, Army Painter è stata la mia scelta per un motivo molto semplice: il secondo produttore di colori al mondo a livello di grandezza dopo Games Workshop, e non so se adesso probabilmente in realtà Vallejo oppure AK producono di più, perché producono anche per altre cose, ma a livello di miniature proprio specifico credo che Army Painter sia al secondo posto dopo GW. Comunque, al di là di questo, il punto è che erano un entry level e costavano poco rispetto ai colori GW e rispetto anche ai Vallejo, rispetto agli Scale 75, rispetto agli AK, di cui vedremo anche la Gen 3 nuova. Questa volta invece però Army Painter promette di aver fatto veramente il prodotto definitivo killer application di tutti gli altri. Ora, da quello che ho visto nei miei colleghi in giro per il mondo che li hanno già provati, è vero o non è vero? Nel senso che sono molto potenti, fanno veramente un gran lavoro, però chiaramente non sono i numeri uno al mondo, ma fossero anche i numeri 2 e i numeri 3 andrebbe benissimo, perché il prezzo è rimasto intorno ai 2,70 colore singolo, ma coprono 4 volte tanto i precedenti, e dentro poi vediamo dopo la sigla che cosa c'è. Quindi lo vediamo dopo la sigla. Vediamo che cosa mi hanno mandato, perché è molto interessante. Allora, i 6 Warpaint Fanatic che ti mandano praticamente sono quelli che loro chiamano Flexible Triad, ovvero le triadi flessibili. In realtà le triadi flessibili sono 6 più che 3. Allora, voi sapete che loro, se avete mai seguito il mio canale nelle puntate precedenti dove coloro, faccio sempre vedere che Army Painter lavora sempre a triadi con questo sistema di... vi fanno proprio vedere loro quali colori utilizzare. Come vedete qua avete praticamente la scala, adesso questa l'hanno messa in etichetta nuova in questo modo qua, questo è il più chiaro, scusate il dito nero, ma nel frattempo col tabellone di HeroQuest sto impazzendo fra un'iposca e cose strane da utilizzare per mettere a posto il tabellone. Allora, guardate, qui abbiamo per esempio la triade più chiara, che è questa, vedete? Loro vi dicono dall'etichetta quale utilizzare, e voi dopodiché sapete che questi tre colori, anche se si vede a occhio nudo, sono la triade da utilizzare più fresca, e cioè più, scusatemi, più chiara. E questa qua invece, eccola qui, 1, 2 e 3, e vedete che sulle etichette vi fanno vedere come funziona la triade, avete la triade più bassa. Io li voglio usare tutti e 6 e vediamo un attimino sulla nostra basetta, prendiamo una basetta di queste, vediamo come si comporta. Quindi fra un attimo facciamo questo esperimento della basetta e tentiamo di vedere quanto coprono sul nero direttamente. A tra poco. Allora ragazzi, uso un pennello di Army Painter, ma se ne può usare insomma uno qualsiasi per fare la prova. Andiamo a vedere un attimino come funziona. Voi sapete che una delle prime cose da dire su Army Painter vecchia situazione era che non si mischiavano bene i colori e il legante non si mischiava bene col pigmento e quindi spesso rimanevano separati. In questo caso dicono che è migliorata la cosa. Se sentite, c'è una sfera, è grande, quindi basta mescolare e la sfera dovrebbe già
fare il suo mestiere, altrimenti avete i vari mescolatori elettronici da poter comprare online, tra i più costosi e i meno costosi, ma funzionano bene. Andiamo a vedere che cosa succede con il colore. Allora, già il fatto che viene fuori bello denso, io l'ho mescolato prima di iniziare il video, ma così è. Quindi sto vedendo proprio con voi sulla wet palette come vengono fuori. Vediamo un pochino. Ok, per ora mi sembra che vadano molto bene a livello di separazione, nel senso che non c'è. E quindi mi sembra bene. Vediamo un po' come andiamo qua. Molto bene. Andiamo avanti con il penultimo chiaro e poi andiamo avanti con l'ultimo, che è il più chiaro di tutti. Vedete che praticamente in questo modo loro vi vendono già tutta la sfumatura possibile e immaginabile che potete avere. E iniziamo a dipingere. Sto usando la wet palette, come vedete, perché voglio vedere il colore ben diluito sull'acqua, che tipo di reazione fa. E guardate. Allora, mi sembra già che la parte scura, forse copro col dito così, ok. Vediamo un pochino se riesco a farvi vedere, bene. Ok, mi sembra che vado avanti con il secondo, vado avanti con il terzo, quarto. Ok, lavo un attimo il pennello. Vediamo un pochino. Da notare che non sto dipingendo sopra un primer. Quindi in questo caso la base è plastica, è abbastanza, quindi non è preparata per il colore. Quindi in teoria sul primer dovrebbe attaccare meglio e coprire ancora meglio. Ora sto usando anche il colore molto diluito, quindi è normale che copra un po' meno. Però mi sembra che non ci sia molto problema. Se voi guardate va abbastanza bene. Allora adesso la cosa che volevo fare era aspettare un attimo che asciughi e poi provare a fare un blending su tutto per vedere come si sfuma, prendendo un colore di mezzo, ok, mettendo un bel po' di acquetta e facciamo una piccola lavatura per vedere che cosa succede. Allora, provo a ingrandire nel frattempo un pochino sulla basetta, in modo tale che voi vedete la basetta. Eccola qui. Spero che si veda, ovviamente su base nera e poi il blending. In questo caso si sta mescolando tutto, però vediamo un po'. Adesso voi avete parecchia luce, vedo che non vi fa notare proprio tutta la sfumatura, però non è niente male, non è niente male, perché adesso vorrei prenderlo un attimino, ma si fa un po' fatica perché rischio di levare via. Allora, se guardate, la prima mano è sempre un po', se la mettete ben diluita, è sempre un po' in trasparenza, quindi è giusto che si veda il nero sotto, perché se fosse troppo denso il colore, nonostante coprirebbe bene, poi vi farebbe i grumi e come sempre, se vedete anche nei vecchi tutorial, vi faccio vedere, è meglio diluirlo. Quindi come prima mano va benissimo che faccia questo effetto qua. Non è niente male, dopo che gli abbiamo dato il passaggio tra le altre senza aspettare che sia completamente asciutta, adesso con la prossima triade magari aspettiamo, ma veramente non è niente male, perché se guardate fa una bellissima sfumatura tirata su praticamente in un attimo. Andiamo a vedere la prossima triade, che se non sbaglio è quella del carnato, e vedi, sì, infatti Rose Skin Tones, mi sono fatto mandare da Adam di Army Painter da Skin Tones, perché so che dipingeremo parecchi barbari per Hero Quest soprattutto, e voglio provare a vedere la differenza fra gli Army Painter e i nuovi Basic Skin Color della AK3G, che sono, diciamo, probabilmente quelli che attualmente dicono essere i migliori. Invece secondo me Army Painter sta trovando veramente la strada giusta. Ci vediamo fra un attimo con il rosa. Eccoci qua, tra le altre vi faccio vedere il nome dei colori. In questo caso abbiamo Moonstone Skin, secondo della triade Agate Skin, e il terzo della triade è Barbarian Flesh. Tra le altre è cascato proprio al fagiolo col fatto che prima vi dicevo che dipingeremo i barbari. E la seconda triade è la Ruby Skin, Opal Skin e Pearl Skin.
ok? Però se li mettiamo tutti insieme fanno quella che io appunto vi ho detto prima, è la sestina famosa. Quindi mettiamoli un pochino sulla web palette uno per uno anche loro e andiamo a vedere che cosa salta fuori. Dunque, allora vi dico che tra le altre i barattoli non sono uguali a quelli precedenti, nel senso che la plastica è più dura. Per far uscire il colore quindi bisogna premere un po' di più, ma questo probabilmente è un vantaggio perché diventa meno facile premerli e quindi esce meno colore. Bisogna sempre guardare il lato positivo in questo caso della cosa. Allora, come vedete sulla wet palette sto facendo tutta la sfumatura e tra le altre anche la gamma del colore scelta non è niente male, eh? Hanno fatto veramente un bel lavoro e vedete che non ce n'è uno dei sei come il verde. Vedete che trema dietro la mano per far uscire perché è rigido la plastica, quindi è un po' più spessa di quella dei barattoli precedenti. Come vedete dalla sfumatura e dalla consistenza del colore non ce n'è uno che in questo momento sia separato dall'elegante, cosa che invece sulle vecchie succedeva 9 su 10. Quindi già qui Army Painter si prende un bell'otto di voto, almeno 8 rispetto alla precedente situazione. E andiamo a vedere, adesso io metto il dito così perché riesco a dipingere un po' meglio, sulla basetta come si stende il colore del carnato. Vado sul secondo, terzo, adesso levo il dito, tra le altre se non spingo vedete copre anche molto di più, solo che io prima stavo spingendo molto in modo tale da vedere tutto, estendere tutto il colore. Ok, adesso la prima mano, come vedete, sempre molto diluita, vi ricordo, e quindi questo è il modo per dipingere e avere una miniatura che abbia una prima mano di colore sopra un primer che in questo caso non c'è e che non copra troppo perché non fa grumi in questo caso. Quindi attenzione a questo passaggio. State vedendo che copre meno perché sto usando la wet palette con il colore veramente tanto diluito. Se io comincio già a mettere il secondo, a parte che ora si deve ancora seccare, quindi aspettiamo un attimo, vedrete che copre molto di più. Quindi aspettiamo un secondino e facciamo in modo che la seconda prova vada in via definitiva a vedere come copre. Quindi facciamo una seconda mano e poi facciamo un blending quando si riasciuga di nuovo. A tra poco. Andiamo a vedere la seconda mano, giro da questa parte così faccio il contrario adesso e metto la parte scura a coprire sopra e vedete già che con una seconda passata, però il colore resta bello fluido, avete già una copertura ben diversa, guardate. E sto tirando ancora il colore che è ancora leggermente bagnato, quindi in realtà non ho aspettato tantissimo tra un passaggio e l'altro, però guardate già come si sta mescolando e come sta coprendo. Vado a pulire un po' il pennello, così mi prendo il terzo colore senza sfumare troppo. Eccolo qui. Penultimo. E ultimo. Quindi giro dall'altra parte, più facile da stendere e più facile non sporcare. Parto dalla fine in modo tale che quando arrivo qui sfumo e praticamente ho già fatto una sorta di sfumatura, come vedete, che viene molto bene. Ancora in questo caso sempre molto diluita, metto la basetta qui così quando aumento dovremmo esserci, vediamo un pochino, e come vedete la sfumatura c'è ancora con un po' di trasparenza, anche se per l'appunto non c'è il primer sotto e già comincia a diventare di più. Ma io aspetterei ancora e proviamo in questo caso, anzi guardate, visto che c'è il verde nel frattempo che si è un po' mescolato tutto, ripartiamo dal verde partendo dalla parte scura e rimescoliamo i colori per vedere che succede quando ormai abbiamo una base sotto.
Tra l'altro non sto pulendo il pennello, quindi qui vado veramente in sfumatura come da wet palette. Giro dall'altra parte. E come vedete mi si fa la sfumatura. Sto praticamente facendo una sorta di blending. Guardate. Seguendo la wet palette. Ora non sto tenendo la basetta, quindi come viene viene, però guardate. Adesso, visto che siamo ormai quasi praticamente in blending molto chiaro, do una botta di chiaro qui. Il pennello è molto bagnato. Scusate che mi sono accorto adesso che non vi sto facendo vedere il verde. Eccolo qua. Vedete che ancora ho diluito tantissimo, no? In questo modo evito qualsiasi tipo di grumo. E ecco la sfumatura. Voilà. Adesso c'è parecchia luce che in questo caso sta coprendo, quindi ve lo faccio vedere. Ale! Ve lo faccio vedere così. Allora, vediamo se si vede un po'. Vedete che adesso si vede già meglio la sfumatura e funziona abbastanza bene la tecnica. Qui è ancora un po' bagnato, chiaramente perché sto usando i colori veramente tanto diluiti, ma tanto tanto proprio. Quindi adesso prendo di nuovo il carnato scuro e do un'altra mano, vediamo che succede. Vedete, ancora è ancora molto non è asciutto, quindi sto tirando via colore, cosa che non si fa. Allora, facciamo un po' di toccature, ma attenzione, questa cosa qui diventa pericolosa perché fa i grumi. E andiamo a vedere un pochino come sfuma qui. Di nuovo la rimetto sotto. Adesso ho sbagliato a non pulire il pennello per l'ultimo tocco, che è meglio venga più chiaro. Giro la basetta e vediamo. Ovviamente in mezzo adesso non ho mescolato benissimo, perché sto più che altro guardando quanto stende il colore, non sto tentando di fare la sfumatura precisa, però non è niente male, non è niente male. Chiaramente ora sono ancora in modalità super bagnato, quindi per esempio se vado di lato col pennello invece che da sopra sotto si vede già, però la sfumatura viene. Adesso vediamo un pochino come si asciuga, poi magari proviamo a fare una lavatura, vediamo un pochino che cosa salta fuori. Allora, adesso prendiamo dall'alto. Ora io ho pacciugato un po' perché volevo provare a vedere come si stendeva, ma ancora è parecchio bagnato, quindi nella seconda parte, diciamo, del carnato ho esagerato un pochino con i passaggi, però insomma vediamo un po', adesso tentando di uniformare vediamo che salta fuori. Ok, io direi da adesso di aspettare che asciughi, perché altrimenti continuiamo ad andare avanti così per un pezzo, perché ovviamente quando io passo col pennello, se non aspettate che asciughi bene prima, il passaggio dopo vi leva quello che avete messo in precedenza. Ma adesso vediamo un pochino, perché nel frattempo il verde si sta asciugando, ancora non tantissimo, ma aspetto che asciughino veramente bene questa volta e proviamo a fare un passaggio con il colore di mezzo in lavatura, per vedere come mescola e leva via tutte le fessure. A tra poco. Allora, mentre il rosa sta ancora un po' asciugando, col verde quasi quasi ci siamo. Io faccio un altro passaggio ancora scuro. Questa volta veramente il colore è un po' più asciutto sotto
e infatti, come vedete, sfuma bene. Ora lavo il pennello ogni due passaggi. E come vedete sfuma bene e copre. Si nota la differenza, no? Adesso rispetto a prima vedete che ora copre veramente tanto di più. Ok, facciamo l'ultimo passaggio questa volta con la punta più chiara e andiamo a prenderla da questo lato ed eccola qua. Un po' troppo forse diluita in questo caso e quindi copre un po' meno. E voilà, adesso diciamo che questa parte in mezzo andrebbe sfumata un po' meglio, ma tra le altre poi quando è asciutta proviamo la lavatura e vediamo che succede. Vedete che ovviamente il colore più chiaro è meglio metterlo in questo caso un po' meno diluito, in modo tale che vi faccia una sfumatura più decente. Se guardate però la basetta, vediamo da vicino se riesco a farvela vedere, vedete che il colore, cioè anche da vicino, regge un bel po', no? Regge un bel po' la sfumatura. E quindi direi che la prova che volevo fare in questo caso viene superata abbastanza brillantemente da Army Painter. Proviamo a vedere un pochino il discorso del rosa. Questa volta uso solo la wet palette senza diluire il colore con l'acqua, però vedete che già inizia a coprire anche qui. E ovviamente stiamo sempre parlando di un colore che alla base non aveva un primer ma una basetta di plastica, e quindi giustamente si vede un po' di più la trasparenza perché sul primer attacca meglio. Adesso vediamo un attimino qui. E anche qui direi che la sfumatura c'è tutta, ve la faccio vedere un po' da più da vicino anche questa, guardate, vedete che la sfumatura c'è, insomma, e stiamo parlando di un colore che praticamente va quasi sul bianco in base nera senza avere un primer, quindi un primer che in questo caso sarebbe molto più grippante, diciamo, se potete passarmi il termine. A questo punto vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione dello starter set, perché queste erano le due triadi di rosa e due triadi di verde, che in questo caso io ho preso perché volevo fare la pelle degli orchi e la pelle degli umani, e quindi poi andiamo avanti con la scatola base. A tra poco. Faccio vedere che il prodotto è incelofanato, quindi vi arriva praticamente col cellofan intorno per garantirvi che non è stato aperto, che è nuovo. Questo è il Fanatic Starter Paint Set con 11 Warpaint Fanatic. I Fanatic sono appunto i nuovi colori dell'Army Painter. Poi all'interno trovate anche una miniatura, free miniature included, e all'interno trovate anche un free brush, quindi un pennello gratuito. Quindi con questo, che adesso non mi ricordo esattamente il prezzo, ma siamo veramente intorno alle 20 e qualcosa, quindi sono veramente riusciti a rimanere belli bassi con
i prezzi. Calcolate che ogni colore sciolto costa intorno ai 2,76-2,79 e ci sono dei siti italiani che fanno dal 10 al 15 al 20% di sconto. Quindi diciamo che con 2,30-2,40 euro riuscite persino a portarvi a casa un colore, che vuol dire che con 23-24 euro avete 10 colori, per farla breve. Allora, all'interno vi fanno vedere i 4 set nuovi, vi fanno vedere tutta la gamma di colori che è veramente gigante questa volta, perché hanno praticamente aumentato invece che in triadi, in sestine, come vi dicevo. E dall'altra parte hanno anche messo, diciamo, una painting guide che c'era già anche l'altra volta, ma migliorata tantissimo rispetto alla precedente. Vi fanno vedere come utilizzare il loro spray. Veramente guardate che grafica, e anche la carta è fatta molto meglio. Hanno veramente migliorato il valore proprio del prodotto, no? E qui ci sono moltissime miniature, vedo che sono state stampate in 3 dimensioni. E quindi le famose stampe 3D in STL, loro non utilizzano moltissima GV, perché la GV poi chiede magari i diritti, e quindi giustamente Army Painter si affida a nuovi scultori fantastici che mettono a disposizione le loro miniature. E guardate che meraviglia di painting guide che hanno fatto, veramente lunga. Vi fanno vedere tutto, le wash, vi fanno vedere tutti i passaggi di colore, quindi in uno starter set avete veramente tutto quello che vi serve se sono le prime volte che dipingete, per capire che cosa fare quando iniziate. Vi dicono addirittura volete la wet palette piuttosto che la normale, vi spiegano il flock, le basette, tutto, è veramente spiegato tutto, la painting guide veramente veramente completa. Painting guide che ovviamente in italiano significa guida di pittura. Poi avete degli adesivi. Questi, è la prima volta che li vedo, dice prendete più tempo per giocare. Questo è il nuovo, diciamo, slogan di Army Painter, che è ovviamente per un motivo solo, che coprendo prima, coprendo meglio, dipingete meno e giocate di più, no? Warpaint Fanatic, c'è l'adesivo, poi c'è il Goblin, avete l'adesivo di Army Painter e avete l'adesivo per ognuno dei colori, che volendo potete anche riutilizzare sopra i colori stessi. Poi all'interno trovate la confezione di plastica che si apre, con dentro, magari li metto da questo lato, si vedono più facilmente, e con dentro avete il nero nei nuovi colori, e vi dicono ovviamente anche la scala, ma il nero è la negazione di tutti i colori, quindi è chiaramente all'inizio, diciamo, della scala. E alla fine della scala c'è il matte white, perché il bianco è la somma di tutti i colori. Poi avete il ultramarine blu, molto utile se date una base, per esempio, agli Space Marine Ultramarine. Greenskin, molto utile se fate la pelle base, diciamo, dei goblin o degli orchi. Leather brown, veramente utile perché fa praticamente tutto il cuoio. Un giallo demonic, che in questo caso è il terzo stadio di una triade, della prima triade. E poi avete, vi faccio vedere i primi colori. Questo è il Pure Red, che va a collocarsi alla quarta posizione della sua sestina, diciamo. E poi avete i colori particolari, che sono tappo nero metallici, plate mail e greedy gold. Molto belli anche, vedete, la confezione che si proprio è praticamente foil metallica, ed è molto carina, devo dire la verità, rispetto alle precedenti. E il brush on primer, che questo qui praticamente addirittura vi danno un primer grigio da dare a mano, che potete volendo diluire e mettere in un aerografo per poter dare la mano. Quindi chi compra il set, volendo, se diluisce molto il primer, non deve usare lo spray per iniziare a dipingere. E lo strong tone, che è niente un po' di meno che l'equivalente del Devlin Mud famosissimo della Games Workshop, quindi il marrone molto scuro, e quindi tappi rossi, lavature. Poi abbiamo dentro un questo qui è uno starter brush, eccolo qua. Quindi lo starter brush sostanzialmente è uno 0-1, penso, e non è niente male, non è niente male, me lo metto qui tra le altre perché lo riutilizzeremo. E poi abbiamo questa miniatura conservata anche lei, Anna, in una bustina a parte, miniatura che è stata stampata, vedo, in plastica, credo, sì, e ve la faccio vedere da vicino. Può essere un buon paladino, per esempio, per HeroQuest, e non è niente male, non è niente male. Anche questa qui da fare esperimenti per dipingere e vedere un pochino come vi vengono come vi trovate con i colori nuovi della
Army Painter. Io direi che ho finito per questa puntata, è un po' breve, nel senso che volevo solamente fare un unboxing, poi alla fin fine mi sembrava giusto farvi vedere un pochino come fossero i nuovi colori. E all'interno del set base ne trovate 11 e poi potete comprare le famose sestine, come ve le chiamate io, che sono appunto queste novità di Triadi fatte per due, quindi ancora più gamma di colore, ancora più colori da utilizzare per le vostre sfumature. E qui guardate di nuovo la nuova, diciamo, gamma di colori di metallo. Eccola qui, scusate la telecamera che ogni tanto cambia. Direi di fare un breve recap, così vi rispiego tutto al volo, perché magari qualcuno di voi ha saltato parti del video, e allora ve li rispiego con calma tra poco. Allora ragazzi, avete visto come lavorano sulle basette, diciamo, quindi in questo caso ho fatto due esperimenti, uno con la sestina verde e una con la sestina della skin tone, che sarebbe il carnato, diciamo, quindi il rosa carne, per vedere come sfumava e quanto copriva. Diciamo che ovviamente i colori più chiari coprono meno, ho diluito apposta tantissimo e ho usato la wet palette per farvi vedere come avrei dipinto su una miniatura, quindi con tanti passaggi, ma soprattutto molto diluiti, in modo tale che non faccia grumi. Chiaramente è più lungo, ma la miniatura viene molto molto meglio. Avete visto il set base con 11 colori nuovi. Devo dire la verità, si mescolano alla grande, c'è dentro una pallina nuova molto molto... Beh, si sente fino a qua dal microfono, quindi insomma è bella spessa, è grossa, e devo dire che già quello aiuta moltissimo a mescolare, ma forse questa volta non ce ne sarebbe bisogno, perché devo dire la verità, hanno fatto veramente un bel lavoro per quanto riguarda il nuovo pigmento e il legante, quindi non c'è più quel problema che era un po' noioso della separazione facile del pigmento e il legante. Quindi in questo caso 4 volte più coprenti, prezzo che rimane new entry, e questa direi che è una grande novità ed è anche una grande... è un bene, no? Perché voi avete il prezzo che rimane quello praticamente sul colore singolo, e poi avete un colore che in realtà copre 4 volte di più con dentro la sfera, cosa che spesso non trovate nella concorrenza. Quindi ora mi sento di dire finalmente che Army Painter non è più una gamma entry level, ma è una gamma di tutto rispetto che si può sostituire a gamme come Scale Color, piuttosto che Valeo, piuttosto che Games Workshop. Parleremo poi di AK Gen 3, che sono questi nuovi colori molto più fluidi, ma è un'altra cosa, perché all'interno, come anche Scale 75, c'è una componente vinilica, quindi cambia un po' perché non sono più acrilici e basta, ma c'è anche una componente vinilica. Vi spiegherò in sostanza un po' più come la colla Vinaville, ve ne parlerò. Insomma, ci vediamo alla prossima puntata, nel frattempo se volete li trovate sul sito dell'Army Painter e poi nei nostri negozi italiani, moltissimi già online ce li hanno, eppure scontati. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!